Benvenuti amici sul mio canale, finalmente piove, sorrido perché la pioggia era inevitabile dopo giorni di calura estrema. Vi faccio vedere come bagno quando piove i gimbidium, perché stanno prendendo tanta di quell'acqua, ma dopo tutto era anche doveroso dargliela. Guardate, questo è il sistema con cui bagno finalmente i gimbidium: prendono pioggia e tutto quello che viene. Oltre alla pioggia è venuto anche qualche chicchetto di grandine, ma piccolino, e via. Kinjanum, Spegiosum, Dendrochilum, questo all'angolo. Ecco, questo è l'unico modo per poter bagnare bene un cimbidium, perché chiaramente, no, con i vasi così pieni, l'unico modo è questo. È da un quarto d'ora, 20 minuti che piove. Ecco, quando piove così sono felice perché c'è qualcuno che mi ribagna, che mi ribagna bene. Vedete come il substrato tende a cadere, ma è inevitabile, è freschetto. Finalmente, dopo giorni e giorni di calura estrema, avevano bisogno di una buona bagnata, come Dio comanda, a tutti gli effetti. Vedete come i vasi di terracotta diventano scuri perché sono pieni di acqua, poi asciugheranno. Guardate, il terrazzo è completamente pieno di acqua. L'importanza di non avere i sottovasi si vede adesso, perché sennò rischiamo di danneggiare tutto. Anche i Kinjanum stanno prendendo l'acqua, quindi domani non andranno bagnati, dopodomani neanche. Aspetteremo un pochino che si asciuga tutta quest'acqua. Quando li bagno io diventa difficile poter andare dentro proprio tutte le fessure, gli interstizi, dentro a tutte quella giungla, no? Quindi ecco, vedete, sono felice quando piove perché praticamente loro riescono a prendere bene l'acqua. Guardate i bulbi, quando bagnare o quando non bagnare, guardate i bulbi sono pieni, cicciotti, vedete? Guardate. Quindi ci pensa la natura a bagnare. Poi quando piove di solito c'è anche parecchio vento, asciuga anche automaticamente prima, perché se bagnati così li portiamo in casa rimangono bagnati per una settimana, mentre stando fuori bagnati in questa maniera come li ha bagnati la natura, poi asciugheranno perché c'è più vento, c'è più un giro di aria rispetto a bagnarli così in casa. Io così non riuscirai mai a bagnarli, vi faccio rivedere. Bagnati così, sono bagnati bene, hanno preso tutta l'acqua che potevano prendere in tutti i punti del vaso, in tutti i punti della pianta. Vedete che quando si bagnano con la pioggia non c'è orario. Sui consigli che uno vi dà, vi dice bagnateli alla mattina presto in modo tale che per la sera sono asciutti, ecco, sono le 3 di pomeriggio e quindi potrebbe piovere anche stasera, stanotte, non è un problema. Questi quando stanno a cielo aperto prendono l'acqua esattamente quando piove. Quindi questo è il miglior modo di poterli bagnare, perché vengono bagnati dall'acqua piovana. In questo caso è un'acqua piovana pari a zero, abbiamo zero, un 0,29, 0,30, abbiamo pochissimi sali, non c'è concime, quindi automaticamente la bagnatura è completamente pulita. Poi questo serve anche per sciacquare un po' le nostre concimazioni, quindi la pioggia è una cosa spettacolare perché ci aiuta a ripulire il substrato da eccessi o non eccessi di concime, insomma puliamo su tutto. In questo modo poi quando andremo a bagnare, ricordatevi sempre, io bagno con il concime, cioè metto acqua e concime, ogni volta è acqua e concime, perché voglio farli mangiare un po' come mangiamo noi, mangiamo spesso, non è che una volta non mangiamo, ma sarebbe digiuno quello. In questa maniera loro ricevono acqua e concime in un'unica soluzione, senza prebagnare, acqua e concime insieme fino ad arrivare a tot microsiemens. Poi ci pensa la pioggia, ci pensa la natura a ripulire tutto quello che magari non ci siamo regolati, anche se io misuro sempre con l'elettroconduttimetro la quantità di sali. Però è importante perché in questa maniera riusciamo, andiamo a loro, riusciamo a poter garantire una buona bagnatura anche delle radici, che sono un pochino sollevate, un pochino tanto, però vedete, sono abbastanza sollevate quelle radici. E l'acqua serve proprio a questo, per poter reintegrare
tutto l'equilibrio naturale. Se adesso voi vi mettete sul terrazzo, qui c'è un buon venticello. Ecco perché la bagnatura che provvede la natura la provvede con vento. Quando bagniamo noi, non riusciamo a creare il vento, no? Noi bagniamo anche i giorni che è caldo, che l'aria è ferma, quindi la bagnatura, ecco perché funziona, la bagnatura che ci dà la natura, perché è una bagnatura ventilata, quindi anche se fossero le 8 di sera, come succede durante l'anno, loro prendono pioggia e si asciuga più velocemente rispetto a bagnarli nelle stesse condizioni e tenerli dentro. Dentro non abbiamo il clima esterno, quindi nel giro di poco, se ritorna il sole e ritornano 30 gradi, nel giro di poco sono asciutti. Quindi la bagnatura all'esterno non ha orario. La bagnatura all'esterno può essere fatta sempre dalla pioggia a qualunque ora del giorno. Guardate chi speggioso, ma hanno preso acqua. Poi ci penserà, no? L'umidità stessa dell'aria, il vento a creare un po' di asciugatura. Benissimo, questi sono tutti quanti i Kinjanon. Da un'unica pianta si sono divisi tutti quanti in questa maniera. Adesso diciamo che hanno preso una buona bagnata, quindi poi aspetterò un pochino di tempo prima di ribagnare. Guardate le canne del Kinjanum come sono belle piene, vedete? Quello in vaso di plastica perché non ho avuto tempo di fare il trasbordo del vaso di terracotta. Questi sono vasi di terracotta, però diciamo non aveva senso spostarlo perché sta lì, sta bene. Non sono intervenuto, la maggior parte sono in vasi di terracotta, qualcuno in vaso di plastica, ma dovevo fare il rinvaso, beh, rimangono lì. Così potete vedere anche la differenza tra terracotta e plastica, sono due diversi modi di gestire il substrato. Chiaramente il vaso di plastica rimane un peletto più sollevato da terra perché è più forato, il vaso di terracotta tocca completamente a terra e quindi garantirà maggiore umidità, perché non ci sono, cioè ce n'è solo uno, un foro centrale. Sul vaso di terracotta c'è solo un unico foro centrale, quindi se voi lo andate a sollevare domani vedrete il cerchio proprio dell'umidità. Allora, il discorso della bagnatura è questo: se possibile la bagnatura che ci provvede la natura è migliore. Guardate il vento, vedete, loro vivono in la parte tropicale dove crescono, nel loro habitat dove c'è sempre vento, c'è sempre minimo, ho visto sui video di produttori di Gimbidium che loro sostengono che fino a 30 gradi di vento fisso, perché vivono nelle zone montagnose dei tropici. Quindi ecco perché, nonostante che sono sulle zone montagnose, zone paludose, amano il fresco nonostante tutto, quando c'è il sole picchia, perché in montagna il sole picchia. Zone paludose, ecco perché rimangono sempre con le radici abbastanza umide e non devono asciugarsi completamente, se no perdiamo la radicazione. Questo è il cielo, cielo tempestoso, che però ha aiutato i nostri Cimbidium a respirare, più che altro a respirare un po' per l'eccessiva calura. Adesso saremo arrivati a 21 gradi, però ecco, ricordatevi che la bagnatura che viene dal cielo è una bagnatura che asciugherà prima sicuramente di quello che possiamo fare noi. Guardate il vaso di terracotta nel frattempo che parlo come sta asciugando. Vedete il vantaggio del vaso di terracotta? Guardate, sta già asciugando. Quindi questo video è servito un po' per farvi vedere come funziona la bagnatura con la pioggia, farvi vedere come il vaso sta già asciugando, vedete, in quel vaso lì sopra sta asciugando, sotto rimane. Osservateli bene i vasi, piano piano si asciugano. Il vaso di terracotta aiuta ad asciugare, il vaso di plastica mantiene più l'umidità e poi è anche sollevato da terra, quindi ci sono più fori all'interno, no? Il vaso di terracotta contiene di più, diciamo è un microclima diverso il vaso di terracotta rispetto al microclima del vaso di plastica. Questa è la situazione, hanno preso l'acqua, ha finito di piovere, il video finisce, vi faccio solamente questo piccolo excursus per vedere che, vedete, hanno preso l'acqua in ogni posto, in ogni luogo, in ogni dove e in ogni come, sono completamente bagnati, ma all'esterno ci sono problemi. Dentro casa, se fosse adesso, li prendiamo, li portiamo a casa, addio.
nel senso quando si asciugano, anche se è estate, anche se siamo a 30 gradi, però l'asciugatura diventa un pochino più rallentata. All'esterno hanno modo di, col venticello, asciugarsi e star bene, e soprattutto far asciugare quell'acqua che è andata a finire veramente in ogni angolo delle fessure, delle fenditure, dei posti più disparati. A presto, vado dentro perché adesso comincia a essere freschetto, siamo passati da 30 a 20 in un quarto d'ora. Benissimo, viva la salute! A presto, grazie di avermi seguito.